In quel caso, cioè per farvi capire, no? Proprio esempi reali, risolviamo con una carta di credito svizzera, riusciamo a collegarla a un PayPal di Hong Kong, altro casino. Vendiamo, superato un determinato threshold, mi pare 30-40 mila Hong Kong dollari, quindi niente, che sono 4 mila euro, PayPal mi blocca per il conto PayPal e va trovando di sapere la prova che il mio conto corrente è a Hong Kong. Quindi mo, insomma, abbiamo risolto, ringraziando Dio, è per farvi capire che ci sono tanti problemi in un percorso di pianificazione. Si risolvono tutti alla fine, ma pianificati, ecco, se arrivi da me che non hai aperto la società, che non hai già aperto la società, meglio. Quindi tecnicamente ci sono tutti questi problemi. Quindi a livello, come dire, anche organizzativo, non c'è solo la fiscalità, ma tecnicamente lo devo fare anche girare. Per esempio, posso aprire un conto corrente in USA, in USA, legato alle mie Delaware, nel Wyoming e nel Delaware. Allora, fino a qualche anno fa non ci voleva niente, cioè, prima, però poi è arrivato il CRS che tutti conosciamo, lo scambio di informazioni automatico, è finita la giostra. Così, tant'è che oggi c'è un problema, proprio si è bloccata l'economia mondiale, perché questi non aprono più conti correnti, hanno perso la testa, tant'è che l'Ocse è corso ai ripari e adesso stanno cercando di risolvere, perché come si dice a Roma non si sono regolati, cioè hanno esagerato proprio, non aprivano conti correnti neanche alla salumeria che voleva fare, cioè a Malta non ve lo dico quello che è successo quest'anno con i conti correnti, hanno chiuso la Sata Bank, gente in mezzo alla strada, famiglie che non c'erano i soldi manco per prendere, cioè roba da Grecia. Quindi, che stavo dicendo? Dove sono? Pure, scusa. No, il conto corrente nella Delaware, lo posso aprire? Lo posso aprire anche in remoto, oggi ci sono servizi che te lo aprono in remoto, probabilmente TransferWise è la cosa migliore, chiaramente su TransferWise non ci puoi legare PayPal. La cosa che puoi fare è farti un viaggio negli Stati Uniti. Vai a rompere il cazzo un po' di porte e qualcuno te lo apre, ok? Oppure vieni da me e risolvi prima, insomma, non voglio estorcervi altro denaro questa sera. Mentre, cominciando, come dire, andiamo un po', allora, vediamo come siamo messi. Andiamo, vi do un paio di giurisdizioni che secondo me oggi sono interessanti per aprire una società offshore. Anche se di queste ne abbiamo parlato, secondo me oggi teniamo gli occhi aperti su Cipro. Cipro ci dà la possibilità di prendere una residenza fiscale in 60 giorni, si chiama proprio regola dei 180 giorni, quanto fa 30 per 2? 60. Cioè la regola dei 60 giorni, tale per cui veramente le cose sono più semplici di quanto sembrano. Quindi prendo la mia residenza fiscale, non ci sono controlli, non è che non ci sono controlli, devo stare 60 giorni, è una fatica che, insomma, d'estate soprattutto è vicino la Russia, aperta e chiusa parentesi, io me la faccio volentieri, infatti sarà la mia prossima residenza fiscale dopo il Portogallo, me la vado a prendere a Cipro. Quindi Cipro è tanta roba e la vedremo anche ottima anche per gli investitori, per chi fa trading. Ti dà un'ottima, ed è anche ottima per un Amazon FBA perché ti dà una tassazione del 12,5%, però in realtà ti evita la contribuzione a livello personale, quindi non paghi INPS e quando vai a distribuire il dividendo dalla società non lo paghi. Quindi tu con un semplice passaggio a Cipro hai portato la tassazione personale a zero, hai portato la società al 12,5%. 12,5% è nominale perché poi c'è sempre qualcosa da dedurre, eccetera, eccetera. Anche Quindi per un professionista? Dipende dal tipo di attività, se fai un B2B può avere senso, però non devi avere rapporto, cioè non devi stare fisicamente in Italia quando vai a fare, perché il problema di chi, però questo magari interessa a meno, cioè se sei un professionista e vai a fare una prestazione in Italia, il momento che la fai rischi una ritenuta quando ti pagano il 30%. Sui business di consulenza, fatto anche da imprese, quindi non solo da professionisti, quindi attenzione al mercato di riferimento. Solo però per quella cosa lì, Solo per quella particolare. cosa lì, per quella prestazione effettuata all'interno del confine italiano, articolo 25 bis 673, mi tassa al 30, c'è cioè una ritenuta del 30%. Poi puoi andare a chiedere al centro operativo di Pescara a rimborso, però non chiamarmi, perché io non ci vado, manco se mi paghi il doppio. Quindi sicuramente Cipro, molto molto, no, c'è stato un casino con l'ufficio di Pescara, ha fatto partire cartelle a tutte le UK Limited che vendevano infoprodotti in Italia. Ha avuto problemi di recente con grossi clienti italiani che fatturano milioni di euro in Italia. Hanno fatto partire cartelle, io e i miei amici avvocati tributaristi di Milano, decapate nel muro perché le cartelle erano bianche. Mi chiama il cliente: Luca, la cartella è bianca. Ma Andrea, non dico stronzate, non è possibile. Girami la cartella. Apri la cartella. La cartella è bianca. Io non ho mai visto niente del genere. Cioè, la cartella è certamente bianca, non c'è niente, sono un po' esaurito, però veramente non era gestibile. Da diritto tributario, come dire, da normativa, quella cartella in realtà è nulla, non è neanche annullabile, non varrebbe niente.
Però poi di nuovo, insomma, della teoria pratica, poi faccio a parlare con, pure vai in contenzioso, quindi arrivano, sono partite cartelle a tutte le UK Limited che vendevano, quindi di nuovo, chissà quanti ce ne stavano di italiane con UK Limited che vendevano in, in Italia. Comunque, insomma, ringraziando Dio si è risolto, si erano sbagliati, hanno fatto partire una serie di cartelle, diciamo così, pazze, però per chiarire questa cosa ci sono avuti 6 mesi a telefono col centro operativo di Pescara, perciò ti dico il rimborso del 30%, io non ci passo più, perché fanno delle cazzate agghiaccianti e non esci vivo. L'Irlanda è interessante per i servizi, soprattutto perché tassa al 12,5%, interessante soprattutto all'interno di determinate strutture. Il Regno Unito può valere ancora la pena, aspettiamo tutti questi matti di Brexit che sono peggio di noi per capire quello che succederà. Dicevano che lo portavano al 10%, io non ci credo, comunque il Regno Unito ha sempre il suo perché, perché come vi dicevo prima arrivi direttamente con un piede nei paradisi fiscali. Quindi dal Regno Unito alle BVI, se ti serve qualcosina, è veramente un attimo. Va bene, l'Estonia la conosciamo tutti. Il punto è, se sono in Europa, mi conviene sicuramente una società in Europa. Se sono fuori dall'Europa, probabilmente preferirò un'altra, insomma, una giurisdizione un attimino, per il discorso di prima. Cioè, se sono a Dubai, non vendo in Europa. Cioè, se sono, se ho bisogno di un mercato europeo, utilizzo una società europea. Se sono su un mercato non europeo, utilizzo una società non europea. Queste sono, diciamo, alcune tra le migliori, ma diciamo che la chicca delle partnership già ve l'ho regalata. Andiamo un po' più veloci, non me ne vogliate, perché in realtà è rimasto poco tempo. Quindi il discorso è questo, vado tecnicamente a fare la spesa. Cioè vado a capire nel momento in cui personalmente ho scelto la giurisdizione che mi permette di rifare certe cose, che non è la Francia, non è la Germania, non è l'Italia, ma sono, come dire, giurisdizioni altrettanto piacevoli, se non di più, posso addirittura pensare di aprirmi anche una società in un paradiso fiscale. Questo, sì, Brunei, sta per Brunei, abbi pazienza. E sono, quindi posso anche pensare di aprire una società nei paradisi fiscali. È chiaro che a ciascuno il suo, cioè se ho un fatturato di 10.000 euro, 20.000 euro e vendo stronzate, non mi vado ad aprire una società nel Brunei piuttosto che a Panama. Lo vado a inserire in strutture un po' più complesse, per esempio se devo costituire un fondo di investimento offshore, i 2/3 dei fondi di investimento offshore oggi nel mondo hanno sede alle Cayman, che dove prima invece tutti potevano avere un conto corrente, ma le Cayman oggi scambiano informazioni, quindi non aprite conti correnti personali alle Cayman perché scambiano informazioni. Perché le Cayman sono interessanti proprio per questi fondi di investimento? Beh, perché è una solida tradizione finanziaria e bancaria, come paradiso fiscale si sono focalizzati, quindi la teoria dei cluster, intorno ai servizi finanziari. È proprio perché non hanno niente, quando poi cioè non hanno niente, scusami la brutalità, quando sei piccolo, stesso discorso a Malta, mutatis mutandis, cerchi di sfruttare quello che hai, se non hai niente, fai una banca. Questo è il principio, insomma, del o regali trust, offshore, eccetera, eccetera. Quindi, tendenzialmente, se sono nel posto giusto, posso anche decidere di utilizzare un paradiso fiscale. Cioè, posso anche decidere, allora, a questo punto, di andarmene a aprire direttamente. Allora, queste sono un po' di problematiche che non ci interessano in questo momento, se no andiamo al manicomio, ma posso incorporare una società in un paradiso fiscale. Conviene? Non conviene? Dipende, non è detto che tu non lo possa fare, dipende da quello che ti serve. Tendenzialmente però ti conviene se lo scambio paradisi fiscali, cioè tendenzialmente, e qui andiamo un po' più veloci, ti conviene se vuoi nasconderti, quindi se vuoi nascondere o te come identità, quindi anonimato soggettivo, non voglio far sapere che ci sono io dietro il business, e quindi chiaramente sono i più utilizzati dalle organizzazioni criminali, per forza di cose, come tutte le varie mafie, camorre, hanno tutte società nei paradisi fiscali, oppure voglio nascondere l'oggetto della mia attività. E quindi, come dire, dico che faccio una cosa, in realtà sto riciclando, in realtà sto vendendo armi, eccetera, eccetera. Quindi come dire, si possono utilizzare, ma vanno maneggiate con cura per il giusto, per il giusto investimento, per il giusto business, altrimenti rischio di farmi male per cosa? Per avere dei vantaggi fiscali che posso ottenere invece in una giurisdizione che non mi dà nessun tipo di problema. A chi appartengono? Questa è la grande poi dicotomia, il grande contrasto della fiscalità. I paradisi fiscali, come dicevamo nell'esempio di Londra, in realtà appartengono tutti a noi occidentali. Cioè, alla fine, se ti devi fare i conti sulla carta, si dividono in territori appartenenti al regno, alla corona britannica, dove la potestà diretta è di Londra, è la regina che decide se si può cambiare qualche normativa oppure no. Quindi o lo stesso avviene per esempio nelle Antille olandesi con l'Olanda, lo stesso avviene con la Nuova Caledonia, la Polinesia francese con la Francia, lo stesso avviene con gli Stati Uniti, per quanto riguarda anche, come dire, Porto Rico e isole Marshall, se la comandano loro. Quindi oggi si assiste a questa dicotomia
se vogliamo, folle, però è il motivo per cui poi esisto io, per cui io non ti sputo sopra, obiettivamente. Da un lato loro fanno la guerra ai paradisi fiscali, e quindi scambio di informazioni, quindi estroversizione, quindi sì, e quindi dichiarami tutto. Dall'altro lato però loro non fanno niente per cambiare, anzi hanno un esercizio diretto della potestà, che cioè, non posso pensare che a Porto Rico, come dire, non governi, non comandi direttamente Mr. Trump, e continuano a favorire. Questa è una buona notizia per noi, cioè dobbiamo essere contenti di questa cosa, per quanto l'abbia detta insomma con un tono mesto, però in realtà questo vuol dire che ci sarà sempre spazio, perché alla fine con una mano nascondo, con l'altra no. Poi sta a me decidere se utilizzarla per business leciti e quindi vivere alla luce del sole senza problema, oppure evidentemente no. Però questo, come dire, è un problema che fortunatamente fino ad ora non ho avuto.